Buongiorno a tutte le persone collegate, buon pomeriggio e benvenute a tutte, benvenute alle nostre due relatrici di oggi, amiche care della rete Dire, Linda Laura Sabadini e Giovanna Badalassi. E, siamo contenti che siate in tante collegate e che abbiate deciso di seguire questo webinar che abbiamo voluto eh, come chiusura di una campagna che eh, in questo 8 marzo ha voluto eh, parlare proprio del tema della violenza economica e della povertà eh, delle donne. È un tema che abbiamo voluto come e dire perché sappiamo che l'indipendenza economica delle donne non solo è un fattore che a volte limita le scelte eh, delle donne di uscire proprio da situazioni di violenza ma anche perché una volta uscite le donne continuano a subire violenza economica non solo dal partner abusante ma anche appunto da un sistema culturale e sociale che non, non certo facilita appunto la indipendenza e l'autonomia delle donne che eh, si trovano a uscire da una situazione di violenza, ma poi vedremo oggi anche in generale di tutte le donne. E, I centri antiviolenza della Rete Dire lavorano per sostenere le donne a reinserirsi nel mercato del lavoro e riacquisire eh, anche un'autonomia economica e abitativa, pur tra mille difficoltà e ostacoli, e eh, vedremo oggi eh, non, non dipendono solamente appunto dalla violenza che subiscono e dall'impatto che eh, questa violenza ha sulle vite di donne e bambini, ma anche da scelte politiche determinate e da. Appunto, scelte economiche che non tengono conto delle differenze di genere, disattendendo anche quell'impegno no? che le organizzazioni internazionali avevano in qualche modo dato agli stati, che eh, si traduce sotto il termine di mainstreaming di genere. Come centri antiviolenza, appunto, dicevo, lavoriamo per sostenere le donne anche nella loro autonomia lavorativa ed economica. Il 93% dei centri della nostra rete. A operatrici formate proprio per eh, accompagnare le donne in quello che noi chiamiamo orientamento lavorativo. Che cosa significa questo? E attraverso colloqui conoscitivi e di orientamento alla ricerca dell'occupazione. Accompagniamo appunto le donne che si rivolgono ai nostri centri, eh, cercando di sostenerle anche nella creazione di un progetto lavorativo che può essere nuovo, quando le donne magari non hanno mai lavorato anche a causa proprio della violenza che hanno subito, o eh, progetti lavorativi di, eh, come dire, di anche eh, reinvenzione di nuove, di nuove vite. Insieme a, queste, a questa attività importante eh, siamo anche molto attive nella eh, diciamo, ricerca insieme alle donne di tirocini formativi e di borse lavoro, quindi tutti quei dispositivi che permetto, possono permettere alle donne di eh, entrare nel mondo del lavoro o di rimanerci e lo facciamo in collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di questi, di questi temi, in particolare con le agenzie dell'impiego e con tutta la rete dei servizi che collaborano con noi, appunto, sia attraverso i protocolli, quindi in eh, collaborazioni formali, ma anche attraverso delle eh, attivazioni che possono avvenire in modo anche così sporadico a seconda delle necessità delle donne. Ma veniamo subito insomma, al tema di oggi e, e alla prima eh, domanda che vorrei porre a Linda Laura Sabadini. Un po' partendo anche dai dati che è la rete nazionale e dire ha a disposizione, attraverso appunto l'indagine che facciamo tra i nostri centri. I dati ultimi disponibili sono quelli relativi all'anno. 2021, dove eh, rispetto appunto al tema del lavoro sappiamo che un terzo delle donne che si rivolgono ai nostri centri è a reddito zero, che è un dato in linea rispetto anche al biennio precedente e significa che è un fenomeno abbastanza strutturale, no? Questo, questo dato, e solo il 37 delle donne occupate e pensionate può contare sul reddito sicuro. Questo significa che non tutte le donne che lavorano hanno un reddito che permette a loro un'autonomia, a volte perché appunto hanno un lavoro precario, a volte perché il lavoro è non riconosciuto o magari perché il salario è molto basso rispetto anche a, appunto a tutti i bisogni che le donne hanno. Ma questa è appunto una condizione molto comune tra le donne e vorrei proprio chiedere a Linda Laura Sabadini, che è direttrice del Dipartimento Metodi e Nuove Tecnologie dell'Istat, ma che... In questi anni abbiamo potuto conoscere per il suo grande impegno anche per aver in qualche modo voluto no? per prima nella, nel nostro Paese le indagini che poi sono state così importanti per, anche per noi centri di antiviolenza, appunto le indagini sulla violenza maschile sulle donne. Vorrei invece chiedere quest adesso in questo primo turno eh, qual è la situazione nel nostro Paese rispetto al lavoro povero delle donne. Prego Linda Laura. Allora tu hai detto molto bene perché quei dati che riportavi in particolare con, uh, sulle donne che frequentano, che hanno avuto contatti col centro antiviolenza eh, ci dicono due cose fondamentali. Una è che un ampio numero non lavora proprio e un'altra è che un ampio numero di quelle che lavorano comunque svolgono un lavoro povero. Questa è una situazione grave che attraversa il paese. In particolare, noi ci troviamo nella situazione in cui metà delle donne del nostro paese non lavora. Il tasso di occupazione femminile è molto basso, anche se le donne eh, hanno mostrato anche una capacità di reazione non indifferente. Perché eh, dopo la pandemia, durante la quale per la prima volta c'è stato un crollo dell'occupazione femminile superiore a quello maschile rispetto alle crisi passate, quando erano sempre stati gli uomini a subirla, diciamo così, di più, perché colpivano più l'industria che il settore dei servizi. Eh, dopo la pandemia c'è stato un recupero, però attenzione: questo recupero si è molto concentrato in posizioni lavorative più precarie. Quindi, questo ha fatto sì che anche il recupero a cui abbiamo assistito sia comunque un recupero fragile. Cosa succede? Noi sappiamo che nel nostro Paese complessivamente le forme di lavoro standard, diciamo così, sono diminuite e in particolare la percentuale di lavoratori non standard. E quando diciamo lavoratori non standard intendiamo quelli a tempo determinato, quelli che sono collaboratori e quelli che sono a part time. Involontario, allora considerandoli tutti nel complesso, sono circa il 21,7%. Se noi andiamo a vedere quanto pesano invece tra le donne, eh, pesano di più, cioè le donne sono meno occupate ma sono più occupate in lavoro non standard e arriviamo al 28,7%. Se poi andiamo a scavare tra le donne e consideriamo per esempio solo le donne immigrate, ci accorgiamo che arriviamo al 41,8%, cioè le donne immigrate lavorano quando lavorano nel 41,8% dei casi hanno un lavoro standard. Se poi invece consideriamo le donne giovani fino a 34 anni che lavorano, in questo caso il lavoro non standard arriva al 47,2%. Cioè noi siamo in un paese in cui metà delle donne non è indipendente economicamente perché non ha proprio un lavoro e nell'ambito di quelle che lavorano se noi consideriamo le giovani la metà ha un lavoro non standard chiaramente quando parliamo di lavoro non standard questo non significa magari che non si guadagni diciamo adeguatamente e eh, quello che è emerso eh, da eh, approfondimenti che abbiamo fatto in particolare nel settore privato è che nel nostro paese ci sono più di 4 milioni di persone, circa 4 milioni e 2, 4 milioni e 3, che non arrivano a guadagnare 12 mila euro lordi l'anno. E guarda caso, eh, la parte, una parte cospicua di questi sono le donne e questa forma eh, è più diffusa nel mezzogiorno, dove sappiamo esserci meno lavoro e assolutamente meno standard e eh, più precario. E non, non arrivare a guadagnare 12.000 euro l'ordi significa in particolare eh, avere una retribuzione oraria molto bassa che non supera 8 euro e mezzo l'ora. Però non è soltanto questo il problema, perché il nostro problema quindi non si risolverebbe semplicemente, per esempio, con il salario minimo, perché il problema è anche che le donne hanno un lavoro molto intermittente, quindi con contratti precari che sono molto brevi nella loro durata e che molto spesso... Portano ad un numero di ore che vengono lavorate troppo basso per superare questi 12.000 euro lordi. Quindi il problema è duplice, va affrontato in modo duplice. Abbiamo un problema sicuramente di eh, salario orario. Ma abbiamo un problema fortemente di combattere la precarietà. Se non si fanno ambedue le cose, non si considerano ambedue le cose insieme, non riusciremo a combattere questa situazione. Allora, quello che va detto è che chiaramente eh, noi, eh, nei confronti eh, del problema proprio violenza, è chiaro che la mancanza di indipendenza economica che caratterizza la maggior parte delle donne del paese, perché caratterizza eh, quelle donne che subiscono magari violenza in famiglia e teniamo conto che in quel caso nelle coppie il 50% delle donne non lavora quindi non ha un'autonomia economica rispetto al proprio partner, se a queste ci aggiungiamo anche questa parte che è cospicua di quelle che lavorano e comunque hanno un salario basso, questo ci dice che la stragrande maggioranza delle donne ha una difficoltà oggettiva a poter avviare un percorso di liberazione dalla violenza del proprio partner nel momento in cui la subisce all'interno della famiglia, proprio perché non ha gli elementi basilari per poter vivere, per poter sopravvivere da un punto di vista economico. La nostra è una situazione più grave di quella degli altri paesi perché confrontata col resto dell'Europa questa situazione è più grave sia in termini di precarietà e quindi di lavoro povero sia in termini di non lavoro quindi il, il problema vero anche per poter mettere in moto percorsi di eh, di liberazione proprio dalla violenza è anche quello di richiamare a questa necessità che la vera emergenza eh, in questo momento deve essere in questo momento, come da tempo doveva essere quella del lavoro femminile. Grazie Linda Laura Sabadini, veramente eh, interessante e poi appunto dati che confermano anche quello che poi noi vediamo appunto eh, nelle donne che eh, si rivolgono a noi e quando anche dobbiamo mh, proporre dei percorsi sappiamo quanto il intanto il mantenimento del lavoro seppur appunto precario o comunque intermittente è importante per le donne e per sostenere appunto anche quelle spese minime che devono sostenere quando escono dalla violenza e non hanno più il supporto magari della del compagno, del compagno maltrattante devono eh, affrontare tutta una serie di costi che eh, richiede, devono affrontare da sole per esempio i costi per i bambini e per ehm, appunto l'asilo il materiale scolastico perché Un'altra forma di violenza economica che continua quando la donna eh, si rivolge a un centro antiviolenza e, e vuole uscire da una situazione di violenza è appunto il mancato eh, supporto economico da parte del, ad esempio, del padre dei bambini per tutte quelle spese che richiedono eh, bambini piccoli in età appunto, scolastica. E quindi a ulteriori spese che vanno ad appesantirsi, a un bilancio familiare già mh, molto precario e mantenere il lavoro a volte è anche difficile perché conciliare i tempi eh, di vita delle donne, i tempi eh, di, di donne che rimangono, soprattutto quelle con i bambini, rimangono madri singole, devono appunto eh, avere un carico di cura maggiore sulle loro spalle e poi... Appunto, eh, dover anche seguire tutte quelle eh, diciamo, incombenze che eh, ricadono sulle donne quando magari sporgono querela o decidono di intraprendere un percorso di separazione. Quindi, i tempi della giustizia non collimano assolutamente con quelli che sono i tempi anche del lavoro delle donne. Anche questo è una, è una riflessione che dovrebbe essere fatta insieme anche ai datori di lavoro o a chi si occupa comunque di politiche lavorative. Um, Giovanna Badalassi vorrei anche però chiedere appunto, abbiamo, abbiamo detto che questa situazione che del lavoro povero non è una, siamo appunto il paese messo peggio in Europa e, e soprattutto non è un accadimento così. Eh, eh, che non ha nessuna, nessuna causa. Sappiamo che ci sono delle cause che hanno generato questa situazione, se ci sono delle cause che vanno a, eh, che devono essere... E guardate appunto anche a livello più macro e, e Giovanna se ci vuoi anche spiegare quello che hai spiegato a me che mi ha illuminato tantissimo veramente sono sì, felice grazie, di Marianna con tutte sì, diciamo che io come dire, prendo il testimone dall'intervento di Linda Laura e allargo un attimo rispetto ad altre dimensioni che sono quelle che fanno più parte diciamo della mia uh, attività professionale allora, la fotografia che ha tracciato Linda Laura, e che come sempre come dire, apprezzo per la, la, la sintesi, la nitidezza e, e il dettaglio, eh, è comunque l'ultimo anello di una catena, no? di, una, di una serie di scelte e decisioni che molto spesso sono prese anche decenni fa, rispetto a quello che è le, come dire, il percorso di sviluppo economico e di sviluppo sociale del nostro paese perché eh, chiaramente noi abbiamo, dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di lavoro povero, ma abbiamo donne una quantità... I, i, come dire imbarazzante di donne inattive che quindi neanche lo cercano più il lavoro abbiamo una quantità di donne disoccupate che quindi eh, il lavoro non ce l'hanno proprio neanche povero e poi abbiamo anche le donne che fanno il lavoro povero quindi come dire è sempre no un, un continuo restringere no la, la, il punto di osservazione su quale ci stiamo concentrando allora ehm, Dobbiamo domandarci intanto, come dire, collocare sia la violenza contro le donne che il concetto della, del lavoro povero in una dimensione un po' più eh, ampia rispetto a quello che è, per esempio, l, il, la dimensione di competitività del nostro Paese in uno scenario globale, in uno scenario comunque... Eh, in un scenario almeno europeo. Noi da parecchi anni abbiamo fatto una scelta di essere competitivi con l'estero. Il nostro è un paese che deve essere competitivo con l'estero perché non ha materie prime, quindi comunque vive no? di, di, o, di, o di turisti che vengono in Italia o di merci che esportiamo, servizi che esportiamo. E da parecchi anni abbiamo fatto la scelta di essere competitivi sul fattore lavoro. Quindi non abbiamo puntato sull'innovazione, non, non abbiamo puntato su, come dire, un, un rilancio no? creativo, innovativo eh, su altri fronti. Ma abbiamo, come dire, deciso di essere in qualche forma una specie di Cina d'Europa, passatemelo il termine, perché questo livello di precarietà e di lavori non standard, che diceva Linda Laura Sabadini, rientra un po' in questo contesto, che comunque i nostri stipendi sono bassissimi da non so quanti anni no? ed è una perdita di. Potere di acquisto e, e di retribuzione che è legato a proprio all'esigenza di essere competitivi senza investire no, su altri fronti. Quindi la dimensione giovanile sappiamo bene com'è, e all'interno no, di questa come dire, della precarietà generale del mercato del lavoro, della frammentarietà, eccetera, c'è ancora come dire, un surplus di, eh, di svantaggio per le donne. Quindi, il lavoro povero delle donne è ancora più povero del lavoro povero degli uomini. Quindi siamo sempre no, ad arretrare molto legato anche alla struttura del nostro mercato del lavoro. C'è cioè questo fenomeno che abbiamo imparato, come dire, a conoscere con la crisi della, della pandemia, che è questo fenomeno della, della segregazione orizzontale. Cioè abbiamo scoperto improvvisamente durante la pandemia che le donne fanno tutti i mestieri che riguardano le persone. Salute, sanità, istruzione, eh, commercio, turismo, cultura, tutto quello che riguarda le persone. Guarda caso, nella classificazione dei settori economici, tutte queste attività dove lavorano di più le donne sono sempre in fondo. Quindi già come vengono presentate no, i settori economici, capiamo che già il sistema gli dà poco valore a questi mestieri. Se andiamo a guardare i differenziali retributivi in questi settori economici, vediamo proprio che sono, eh, sono pagati di più. I, settori, I lavoratori e le lavoratrici dei settori economici più vicini al patrimonio. Quindi, per esempio, l'attività finanziaria assicurativa è il settore economico dove c'è la, la, la retribuzione oraria più elevata in assoluto, che è di 24,03 euro, e, e 3, ma con un elevatissimo differenziale. Gli uomini hanno una quota oraria di 27,02 euro, le donne di 20,08 euro. Questo per fare un esempio. Man mano che noi ci avviciniamo invece ai settori economici più vicini alle persone si abbassa drammaticamente il costo orario no? e si riduce il gap di genere, però guarda caso sono tutti i mestieri dove lavorano di più le donne. Quindi c'è un primo valore di riconoscimento del valore del lavoro, proprio culturale, perché noi riconosciamo al nostro commercialista o al notaio centinaia di euro per un'ora del loro preziosissimo lavoro e ci pesano i 10 euro per la babysitter che in fondo ha in mano la vita di nostro figlio, no? Quindi c'è proprio un problema di riconoscimento economico del valore del lavoro di cura che eh, risente ovviamente dell'impostazione della nostra economia che non ha mai riconosciuto un valore economico al lavoro di cura gratuito e quindi come per osmosi riconosce un valore economico al lavoro di cura retribuito molto basso. E quando parlo di lavoro di cura intendo a tutto tondo, quindi eh, anche lavoro nel sociale, nella sanità, nell'istruzione, chiaramente livelli quelli più bassi e diffusi. No? Ecco. Quindi in questa dimensione eh, è chiaro che se io investo in un settore piuttosto che in un altro, ho un, un impatto eh, occupazionale sulle donne e sugli uomini completamente diverso. Se io investo 120 miliardi di bonus per l'edilizia... Eh, è chiaro che eh, io ho un impatto su un settore economico che ha ah, per il 92,7% occupati uomini, in termini proprio numerici che sempre più in, come dire rende più l'idea rispetto alle percentuali. Nelle costruzioni lavorano un milione e tre di uomini contro 105.000 donne. Okay? E abbiamo speso 120... Eh, quindi c'è bisogno di tutto, abbiamo bisogno anche di rifare le case, abbiamo bisogno di investire nell'edilizia, eccetera, eccetera. però è chiaro che, l'impatto occupazionale viene a valle rispetto a tante scelte fatte a monte, no? Quindi se io, eh, per esempio, eh, investo 100, eh, 191 miliardi e mezzo del PNRR, di cui, secondo una stima del Ministero delle Finanze, quindi manco mia, il, no, il 79,8% 8 riguarda settori di attività, soprattutto maschili, quindi più o meno 152 miliardi vanno in settori dove ci sono soprattutto uomini, Occupati rispetto a donne, è chiaro che poi non ci possiamo lamentare se paradossalmente si aumenta no? di più l'occupazione maschile di quella femminile. Quindi eh, un, un, una grossa difficoltà nella quale mi trovo molto spesso a spiegare è quella di cercare di rendere le persone consapevoli che non basta chiedere il lavoro, non basta chiedere più lavoro. Perché eh, la frittata è fatta quando arriviamo al chiedere il più lavoro. Il problema è proprio a monte nelle decisioni su che cosa vogliamo investire, su quali ambiti e settori vogliamo investire. Io sono molto contenta che investiamo 24 miliardi nella transizione, eh, transizione ecologica, eccetera, nel piano quello 4.0. Ma Abbiamo un bisogno drammatico di investire nella sanità, di investire nell'istruzione, abbiamo intere generazioni di ragazzi giovani che hanno disagi psicologici importanti. Allora, in tutto questo bisogno di benessere della popolazione vengono coinvolte di più eh, donne occupate. Ultima, e poi chiudo. Mh, io sono anche in questo caso molto favorevole a sostenere la, la causa di più donne nelle materie STEM però per formare un'intera classe di lavoratrici nell'ambito STEM ci vogliono anni. Ma andiamo nell'ordine dei 15 anni, no? Ecco. E il tasso di femminilizzazione dei mestieri in Europa, quindi un dato europeo, quindi non, ci togliamo anche dalle specifiche italiane, il tasso di femminilizzazione, cioè la variazione in una decina d'anni a livello europeo dei mestieri in cui gli uomini sono più del 60%, è dello 0,2%, quindi è difficilissimo spostare gli equilibri no, della composizione occupazionale per settori economici, quindi va bene investire su tutto però come dire, l'elefante rosa nella stanza è proprio l'investimento in welfare in tutte le sue declinazioni, dall'istruzione, sanità, sociale, eccetera, eccetera. Mettiamoci anche la cultura e il turismo, che io li vedo sempre come, come attività di cura retribuita in un certo senso perché ti prendi cura delle persone. Diciamo sempre che siamo seduti su un patrimonio enorme culturale che non sfruttiamo abbastanza. Ecco, lì tra l'altro non ci sarebbe neanche bisogno di dell un investimento dello Stato, basterebbe solo investire in una cultura, un turismo di qualità per in qualche modo affrontare il tema della povertà lavorativa delle donne. Non possiamo pensare di fare un'offerta turistica competitiva con eh, Sharm el-Sheikh piuttosto che la Thailandia e non immaginare che alla fine il costo del lavoro, eh, dobbiamo essere competitivi con quei paesi che hanno un costo del lavoro e della vita assolutamente... Incomparabile in, in con il nostro, no? Quindi bisogna anche studiare delle offerte turistiche e di cultura che vadano su un altro target che permette di dare valore all'offerta del servizio che fai e che permette di retribuire l'occupazione. Poi è chiaro, entriamo nel merito di tutte le modifiche legislative per tutelare il lavoro, va bene, però come dire, a forza di stringere, finiamo col tutelare come dire, no? De, dei segmenti sempre più marginali e ristretti. Grazie Giovanna Badalassi, eh, molto interessante. Tra l'altro devo dire che anche noi vediamo questa diciamo, segregazione orizzontale quando andiamo ad esempio a cercare delle proposte formative che vengono offerte magari da dei programmi anche europei di appunto, inserimento lavorativo per donne. E anche lì si vede come anche l'immagine che ha che hanno questi programmi, è di considerare le donne un gruppo omogeneo di persone, quando senza appunto tenere in considerazione le diverse caratteristiche che possono avere le donne in base anche all'età, alla provenienza, alla, anche al pa paese di origine, che può essere anche appunto straniero, quindi anche l'impossibilità di creare dei percorsi formativi. Di orientamento inserimento lavorativo personalizzati e soprattutto differenziati rispetto a quelle che sono le, le aree, diciamo, del terziario in cui si pensa che debbano essere eh, poi eh, inserite le donne, e quindi anche su questo facciamo tanta fatica a pensare di trovare anche lavori non stereotipati e anche che possano seguire le. Le competenze che a volte sono anche molto alte delle donne che si rivolgono a noi e che magari invece proprio per necessità si trovano poi a dover eh, come dire, mh, abbassare anche un livello diciamo, di eh, qualità della vita che magari avevano prima nel, di uscire dalla situazione di violenza. Rispetto invece all eh, sulla, alle indagini sulla violenza maschile sulle donne, volevo chiedere a Linda Laura, Linda Laura Sabadini appunto qual è eh, l'immagine che esce rispetto al tema che um, stiamo trattando oggi. Allora, sicuramente mi ricollego intanto un attimo a quello che diceva Giovanna prima, che mi pare molto, molto giusto. No? Noi abbiamo un problema serio anche di eh, investimento rispetto allo sviluppo un po' più ampio no? delle. Eh, delle capacità femminili se vogliamo perché condizionati dagli stereotipi e da come le donne poi vengono educate fin da quando sono bambine è chiaro che si indirizzano verso quei settori di studio eh, che sono i settori verso cui eh, questi stereotipi indirizzano le donne e è verissimo quello che dice lei eh, quando dice per riorientare, per fare un'operazione che permetta di riorientare tutto ciò e di arrivare al, a un punto fondamentale di, eh, di possibilità delle donne di giocarsi anche su quei terreni, eh, ci vogliono molti anni. Ma ci vogliono molti anni anche perché queste cose non si possono fare col semplice orientamento che viene fatto l'ultimo anno magari di liceo o di istituto tecnico, c'è bisogno di una strategia che parta fin da quando sono piccole e che faccia in modo che. Le stesse bambine si avvicinino di più alle materie scientifiche di quanto non venga fatto, e si metta mano ai libri di testo e si agisca su tutto un processo di consapevolezza generale perché ognuno di noi trasmette stereotipi inconsapevolmente. Poi è chiaro che noi che Ci teniamo a combattere questo aspetto. Ci possiamo eh, possiamo stare molto più attenti. Ma c'è chi inconsapevolmente lo fa e che non ha gli strumenti poi per capire che sta indirizzando male, fa eh, e provoca dei danni eh, gravi nei confronti di bambine e bambini. Per questo, penso che sia molto importante che questa cosa degli stereotipi venga insegnata anche all'università, in tutte. In tutti i corsi di laurea e non soltanto a psicologia, perché ognuno possa prenderne coscienza. Ci tenevo a dirlo perché lei ha detto una cosa molto giusta. E per far crescere l'occupazione femminile, quella non è una strada che ci permette di agire nell'immediato. È impossibile perché ovviamente abbiamo corti di donne che non sono ancora sufficientemente numerose per potersi giocare questo sul, eh, sul mercato, diciamo così. Però eh, si deve iniziare, se non inizieremo mai, se non diamo una svolta su questo, tra 15 anni ci ritroveremo a dire sempre la stessa cosa, no? Quindi bisogna dotarsi di una strategia. Dopodiché è chiaro invece eh, che quello che eh, che si diceva è eh, fondamentale il punto centrale è quello dell'investimento su welfare e questa cosa stereotipi welfare si connette molto bene col discorso eh, ovviamente più complessivo con cui eh, voi ovviamente eh, fate i conti ogni giorno nel lavoro quotidiano che viene, che viene portato avanti all'interno dei centri e questo del, della violenza sulle donne è un, è un, è un qualcosa di talmente pervasivo, dai, tutti i dati che sono stati misurati e che fanno vedere quanto sia sommerso questo fenomeno, perché sostanzialmente copre il 90%, quanto è sommerso, quanto è trasversale, perché anche questo va detto. Eh, è chiaro che colpisce e ha conseguenze molto gravi, soprattutto tra chi gli strumenti per costruire la propria indipendenza ne ha di meno, quindi non lavora o ha lavoro povero. Però poi, anche nella stessa vostra esperienza, ma più in generale, quello che si vede è che sia la violenza psicologica, sia la violenza economica, sia la violenza fisica e sessuale, no? Sono... Un qualcosa che avviene trasversalmente alle varie classi sociali. Uno dei dati eh, che emergono è che violenza psicologica o violenza economica si arriva a circa il un quarto delle coppie. Dove esiste questa tipologia di violenza. Ovviamente non è un quarto delle coppie che ce l'ha, eh, in cui avviene sempre, può avvenire anche in modo saltuario, però eh, questo è un dato che deve allarmare. A questo va aggiunto che gli elementi della violenza economica. Non vanno sottovalutati perché eh, noi ci troviamo dalle, dagli ultimi dati che sono stati diffusi intorno, per esempio, a un 2% di donne. A cui il marito o il partner vieta di poter lavorare. Un 1% di donne, sempre delle coppie in cui eh, viene vietato di accedere al conto del di... marito addirittura di sapere qual è lo stipendio o il salario che guadagna. Altrettanto che, e questo sempre spesso, quindi non sto dicendo un, una cifra. Piccola. Sto dicendo una cifra pesante perché riguarda un nucleo di donne che vive permanentemente in questa situazione, che non necessariamente si affianca a una violenza fisica o sessuale. Però eh, che spesso si affianca anche si affiancano diverse forme di violenza economica, di violenza psicologica con quella fisica e sessuale. E questo è un, un elemento che, che va sottolineato perché eh, mette in luce come le donne che poi vivono queste situazioni. Ehm, è assolutamente utopistico che possano rompere il clima della violenza all'interno della coppia senza un aiuto di altre donne. Questo è un punto fondamentale. Quando ci si sente dire, eh, ma perché non ha denunciato? Deve denunciare. Perché non lo ha fatto prima, soprattutto a cose fatte, quando si arriva alla tragicità della situazione di un femminicidio? È, ehm, cioè, vuol dire che cioè, le persone che arrivano a dire questo, vuol dire che sono persone che non conoscono effettivamente la situazione in cui le donne si trovano, perché le donne con grande difficoltà possono uscire da situazioni del genere se si trovano per di più senza reddito o proprio o con un lavoro povero che non ti permette di poter e soprattutto se con loro ci sono anche dei figli. A questo si aggiungono tutta una serie di stereotipi che agiscono ancora di più a come dire Mantenere lo stato quo all'interno della coppia anche in presenza di violenza pesante. Uno di questi è quello che se tu hai figli, no? È bene che la madre non gli tolga la, la figura paterna, no? Che è un qualcosa che risuona sempre, che purtroppo molte donne poi sentono, no? come magari senso di colpa oppure proprio come convinzione perché questo è un vero e proprio stereotipo che la figura paterna sia fondamentale a prescindere dal fatto di come esercita la sua funzione paterna e soprattutto a prescindere dal fatto che sia violenta o non violenta e eh, questo secondo me è una delle cose su cui dovremmo anche, eh, come dire, battere molto in termini di informazione, perché molto spesso questo è un elemento che blocca le donne stesse. La figura paterna è dannosa per le donne e è dannosa per i bambini, per i figli allo stesso tempo nel momento in cui esercita la sua funzione paterna. Con la violenza significa non esercitare funzione paterna, ma esercitare essere semplicemente violenti. Quindi ehm, in questo senso il discorso eh, lavoro di qualità, giusto quello che dice Giovanna, no? Non è semplicemente richiesta di lavoro, ma lavoro di qualità e battaglia contro gli stereotipi, percorsi di donne che accompagnano donne nell'uscita no, dalla, dalla violenza sono punti che sono assolutamente eh, inestricabili, no? che vanno assolutamente congiunti tutti insieme. Quindi questo vuol dire investire non come si è fatto col PNRR in cui le priorità sono state date su altri fronti e purtroppo le priorità, pure importanti, hanno messo in totale secondo piano la questione del lavoro di qualità delle donne. Purtroppo lo vedremo che questo PNRR non sarà la vera occasione, avrebbe potuto esserlo, ma non lo sarà la vera occasione per il rilancio dell'occupazione femminile di qualità, però noi dobbiamo richiamare a che i percorsi di liberazione della violenza siano potenziati col potenziamento dei centri antiviolenza e degli organismi del pubblico che se ne fanno carico, che il lavoro di qualità delle donne sia sviluppato in particolare con investimenti su welfare fondamentali. Le cose sono connesse. Questa violenza si può battere, si può battere, si può far arretrare soltanto se noi teniamo presente che questa deve essere una battaglia globale che tiene insieme sviluppo dell'accompagnamento di donne per le donne fuori dalla violenza con sviluppo di eh, occupazione femminile di qualità e sviluppo di una strategia contro gli stereotipi di genere grazie Linda Laura Sabadini e veramente anche questo questo connubio insomma di diversi interventi mi trova molto concorde e soprattutto pensando anche a e al finanziamento ai centri antiviolenza, anche qui appunto seguendo anche un po' i discorsi di oggi, ritorna un po' il fatto che nei centri antiviolenza ci lavorano, ci operano sia come lavoratrici e sia come volontarie e donne, e quanto lo Stato in questi anni abbia poco considerato questo tipo di lavoro anche dal punto di vista economico. E, e qui mi riallaccio all'ultima domanda che vorrei fare a Giovanna Badalassi prima. Scusate, non l'ho presentata, ricercatrice economista, co-founder di Ledynomics e con dire è stata molto di supporto nelle varie, nei vari report di approfondimento che abbiamo fatto anche sul rapporto Grevio e ha dato veramente una visione, appunto, che è quella delle politiche economiche che eh, a noi come centri antiviolenza manca, ma è importantissima per capire proprio anche le dinamiche che poi noi vediamo nel, nella quotidianità della del lavoro che facciamo nei centri e quindi a Giovanna Badalassi vorrei proprio chiedere appunto eh, i, un dato di cui si parla poco sono i costi i costi che produce la violenza e quindi sia in termini di, diciamo, di risarcimento quindi quello che spetterebbe alle donne se venisse quantificato risarcimenti che tra l'altro raramente le nostre donne le donne che si rivolgono a noi riescono ad ottenere ma anche, cosa, eh, anche rispetto al guadagno che si avrebbe se lo Stato investisse in eh, politiche di prevenzione. Sì, è sempre un po', come dire, scivoloso parlare di soldi rispetto a un fenomeno come la violenza sulle donne. Parto da, 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 dalla coda, cioè da, 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 da questa chiamata collettiva alle armi, di, alle armi no, chiamata alla solidarietà. Di, di Linda Laura Sabadini rispetto alle donne vittime di violenza. Allora, quel dato sulla, man, sulla mancanza di indipendenza economica delle donne, no? che metà delle donne non sono economicamente indipendenti, allora, se fosse veramente così, veramente dovremmo essere tutte per le strade o sotto un ponte, perché, come dire, è un dato enorme. In realtà le donne comunque godono di una forma di redistribuzione di benessere interno alle famiglie no? che permette loro di avere questi stipendi poverissimi, ma comunque di avere molto spesso anche un, un tenore di vita, come dire, non solo sostenibile, ma spesso anche abbastanza buono no? perché c'è proprio questa ancora questa assimetria, no? all'interno delle famiglie in cui c'è una distribuzione del lavoro di cura de della, della, della carriera de c'è cioè, una negoziazione ancora asimmetrica all'interno delle, delle famiglie che si sta un po' diciamo mitigando sulle generazioni più giovani però ad oggi questa è ancora la situazione allora è chiaro che il momento in cui si rompe in qualche modo in maniera formale o informale un nucleo familiare in, viene a mancare un fattore protettivo, cioè l'indipendenza economica delle donne è un fattore protettivo rispetto alla violenza. Nel momento in cui ci si trova in questa situazione, avere una propria autonomia economica è un fattore protettivo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dei figli. E questa è una cosa importante, no? da, da portarci sempre dietro. Quindi, in questo senso, come dire, il riscontriamo proprio la mancanza di richiesta politica anche da parte di tante troppe donne rispetto a questa autonomia e indipendenza economica. Quindi dovremmo anche un attimo riflettere su come in qualche modo accompagnare no? una maturazione di consapevolezza rispetto al fatto che bisogna essere economicamente indipendenti proprio per avere sempre un piano B, ecco, un piano B pronto. Questa dimensione individuale la possiamo riproporre, no? una dimensione macro domandandoci quali sono i costi per il sistema della violenza. Questo è un esercizio che abbiamo fatto in una ricerca di WeWorld qualche anno fa, che poi è stata riproposta anche a livello eh, europeo rispetto a tutti i paesi. Cioè... A livello europeo, lei che l'ha fatto per tutta Europa a prescindere dal nostro spunto perché c'era già una ricca letteratura, però diciamo ha raccolto i contributi dei vari paesi europei. Allora, questa valorizzazione l'abbiamo fatta, come dire, in un'ottica di sensibilizzazione, di coinvolgimento di eh, un pubblico che in qualche modo non è vicino a questa tematica, non ci ha mai pensato più di tanto, e che poteva in qualche modo. Eh, accogliere e, e comprendere meglio questo fenomeno traducendolo in qualche modo no, in una dimensione monetaria che poi è semplicemente un'unità di conto perché come dire non sono soldi che riusciamo a vedere concretamente. Allora attraverso questa ricerca la faccio breve siamo arrivati a definire i costi sociali globali, economici e sociali globali per l'Italia della violenza sulle donne in 17 miliardi all'anno che composti in 1 miliardo e sette di costi monetari diretti, quindi spese per la sanità, spese per il sistema giudiziario, il sistema legale, per la sicurezza, per i farmaci, per gli psicologi, per i centri antiviolenza, per i servizi sociali dei comuni e qui è un miliardo e sette. Poi abbiamo Quantificato 604 milioni in effetti moltiplicatori economici. Quindi vedete che abbiamo sempre cercato, come dire, di allargare, no? Eh, sempre di, di giocare su questo doppio, eh, doppio livello tra la dimensione familiare e individuale e quella sociale, comunitaria e relazionale. Quindi, eh, abbiamo giocato un po' su tutti i livelli, no? Del modello ecologico. E lì abbiamo visto che il costo per il sistema economico, in termini di Costi per il datore di lavoro, mancata mh, problemi di perdita del lavoro, assenteismo, necessità di formare altri sostituti, perdita di tasse per pagate allo Stato per, se una perde il lavoro quindi abbiamo fatto proprio un calcolo veramente anche un po' meschino se vogliamo andare a vedere. No, però serviva per avere questa idea di ordine di grandezza. E quindi per il sistema economico mettendoci dentro sia pubblico che privato il costo della violenza è di 604 milioni di euro all'anno. Ma il grosso L'elefante rosa no? nella stanza che non vediamo e che non riusciamo a percepire nella sua drammaticità sono i 14 miliardi e 3, quindi come dire, su 17 miliardi 14 miliardi e 3, che li abbiamo quantificati come costi non monetari ed effetti moltiplicatori sociali. Allora, su questo abbiamo, preso, sulla, abbiamo applicato all'Italia una ricerca fatta in Inghilterra, che poi è stata ripresa anche dall'EG e dall'Istituto dall Europeo, che praticamente ha simulato i danni della violenza contro le donne agli incidenti, agli incidenti stradali. Quindi praticamente essere vittima di violenza è come essere eh, investita da un tram. E già qui, come dire, abbiamo fatto una sottovalutazione, perché c'è tutto un mondo di... Eh, di, 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 di dimensione emozionale e psicologica che già abbiamo tagliato in questa valorizzazione, quindi come dire, vedete che è tutto molto calcolato al ribasso, quindi questo è un costo considerato minimo. Abbiamo preso quindi le tabelle no, de, che si usano nei tribunali per eh, valorizzare i danni subiti negli incidenti eh, stradali ehm, e che vengono riconosciuti in un'ottica risarcitoria. Il concetto del risarcimento è: io ti pago oggi una cifra che ti serve anche a curare per i danni che tu subirai in futuro. Quindi, grazie all'indagine ISTAT che in qualche modo quantificava eh, la dimensione del danno subito in eh, grafi lividi rotture di ossa, tutto, tutto come dire una dimensione di danni eh, fisici e alla trasformazione in giornate di prognosi che l'abbiamo collegata rispetto a un tracciato eh, campione nell'ambito sanitario abbiamo proprio come dire stimato un dato generale di risarcimento danni. Quanti soldi bisognerebbe dare a queste donne vittime della violenza se veramente applicassimo i stessi criteri dei tribunali e questo risarcimento in, come dire nel, nel come metodo, copre i danni futuri, quindi anche tutti questi danni moltiplicatori rispetto alla trasmissione intergenerazionale, rispetto ai danni sui figli, rispetto a, a, alla, alla diminuzione delle potenzialità lavorative delle donne vittime di violenza. No? Al fatto che non, non saranno mai più come prima, e questo non essere mai più come prima, è un limite alle possibilità di crescita, alle potenzialità. E quindi siamo arrivati. A questi 14 miliardi e 3 e abbiamo messo bene a fuoco questo concetto moltiplicativo della violenza, che quindi non è un danno legato all'episodio singolo, ma è un qualcosa che si trascina nel medio e lungo termine e mi hanno spiegato alcuni medici del pronto soccorso che loro delle volte riescono a eh, cogliere delle patologie dell'apparato gastrico, digestivo, eccetera, piuttosto che psicologiche, piuttosto che altri tipi di patologie, a distanza di 20 o 30 anni da quando è, è stata subita la violenza. Quindi c'è proprio una, una durata di, di, degli effetti di questa violenza veramente eh, protratta e prolungata. Un altro studio però che, come dire, ci serve sempre per dare una speranza, no? come dire, di, come dire, allora cosa facciamo? Eh, è sempre L'abbiamo la, la, fatto sempre con WeWorld con l'idea di dire, va bene, questi sono i costi, però se noi facciamo qualcosa, cosa otteniamo? Allora, in questo studio, che è stato uno studio proprio sul social return investment, quindi quale beneficio possiamo apportare investendo nella prevenzione primaria e secondaria, sulla violenza contro le donne abbiamo fatto una simulazione sulla Convenzione di Istanbul, cioè abbiamo fatto delle ipotesi di spesa per realizzare seriamente la Convenzione di Istanbul, articolo per articolo. Quindi quanto sarebbe opportuno spendere per la formazione agli operatori professionali, per la prevenzione primaria, prevenzione secondaria. Proprio abbiamo preso tutti gli articoli, articolo per articolo abbiamo fatto delle ipotesi di spesa. Attraverso poi delle, attraverso con la collega Claudia Vuro, che saluto che è specializzata proprio sul social return investment, ehm, abbiamo recuperato eh, tutta la letteratura eh, su questo indice di social return investment, che ci ha permesso di recuperare il ricavo sociale collegato a un investimento su tutti questi eh, diverse tipologie di articoli. E la faccio breve. Abbiamo, eh, siamo arrivati a dimostrare l'effetto moltiplicatore positivo dell'investimento in prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, sia prevenzione primaria e secondaria. Grazie al quale, per ogni euro investito, noi abbiamo un effetto moltiplicatore di 9 euro. Quindi, io creo 9 euro di benessere, ma anche di risparmio di costi per lo Stato. Questo, questo effetto moltiplicatore di 1 a 9 è il frutto di un'ipotesi di investire 84 milioni di euro, sostenere dei costi annui di 284 milioni e produrre 1 miliardo e 84 milioni di ricavi sociali. Questo miliardo e 84 milioni di ricavi sociali eh, sono composti da 494 milioni risparmiati dallo Stato. Quindi lo Stato come dire recupera e ci guadagna quasi no, da questo investimento, perché risparmia de dei soldi di assistenza per, per, per le donne e 553 milioni di qualità della vita delle donne, che migliora, e all'interno di questa qualità della vita c'è l'effetto moltiplicatore economico, no? perché se una donna. Eh, ritorna in una dimensione di qualità della vita eh, sostenibile, accettabile, medio, ritorna a lavorare, ritorna no, in una dimensione sociale, diventa, come dire, di nuovo un, un soggetto, un un, un, una persona comunque economicamente produttiva e quindi ritorna, come dire, a pagare le tasse. Quindi, in un certo senso, anche facendo questa chiave di lettura un po' gritta se vogliamo andarla a vedere, no? perché come dire, siamo un po' oltre la dimensione eh, motivazionale di, 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 di sensibilità civi, civile, no? quindi vedendola anche proprio nuda e cruda in questa dimensione vediamo che proprio co conviene la prevenzione assolutamente primaria e secondaria, quindi molto meglio se questi fatti non avvengono proprio, quindi questa è la cosa assolutamente prioritaria. Ma anche nel momento in cui noi curiamo e assistiamo le vittime, questo è un vantaggio per il sistema, perché nel medio e lungo termine lo Stato e la società hanno solo che da guadagnarci. Eh, è chiaro che il problema qual è? Il medio e lungo termine è l'invisibilità di questo guadagno, il fatto che non riusciamo a conteggiarlo e a, a vederlo. E come abbiamo sempre aperto questi studi. Come diceva un famoso guru americano delle strategie di management che ogni tanto ci contaminiamo con altre materie, non si può gestire quello che non si può misurare. Quindi il problema di, eh, di, no, di non riuscire neanche come, di non riuscire a misurare il beneficio della prevenzione, il beneficio di curare le donne vittime di violenza, è quello che in un certo senso, come dire, eh, impedisce in qualche modo di affrontare questo, questo tema in tutta la sua interezza e, e, e pervasività. Eh, è chiaro che eh, solo le donne potranno salvare altre donne, come dire, ci vuole assolutamente un'assunzione di responsabilità collettiva su questo tema che come dire, ehm, passa anche attraverso un cambiamento culturale che non accetta più nessuna dimensione di violenza, né quella psicologica né quella verbale, eh, né, tantomeno quella economica. Quindi eh, ci vuole come dire, una, una visione collettiva da parte di tutte e soprattutto direi anche da, da quelle che, non hanno mai avuto, che, cioè, che hanno avuto la fortuna di non essere mai vittime di violenza. Se non c'è solidarietà da parte di queste donne, io devo ammettere che ho avuto questa fortuna, però, come dire, ci vuole questa visione da parte di chi non ha subito in prima persona questi, questi fenomeni, ma ne capisce la, la pervasività e l'incidenza nella nostra società. Grazie Giovanna Badalassi, e mentre parlavi mi veniva... In mente tutta la fatica che facciamo con le istituzioni, sia locali che poi anche a livello eh, nazionale, anche proprio a portare questa, questa, questo fattore dell'investimento dell nella prevenzione, nelle politiche appunto di, eh, di formazione e di lavoro prevalentemente con eh, le scuole, con i bambini. Il lavoro tra l'altro su cui i centri antiviolenza sono molto impegnati nei territori e che dire anche ha portato a, a, come dire, a finanziare per, ehm, con dei progetti anche del Dipartimento per le Pari Opportunità. Il, um, I costi poi anche per le istituzioni sono alti e li vediamo quando andiamo a parlare con i comuni e a chiedere appunto di sostenere alcuni costi che devono affrontare le donne quando escono dalla violenza e quando magari sono anche ospiti nelle case rifugio. E I comuni sono praticamente disorientati e so non ce la fanno. E, e ovviamente tutto ricade poi nel, nel piccolo e non, non si capisce che invece bisognerebbe veramente attivare delle politiche strutturali perché poi appunto eh, ci riguarda tutti, nel senso che nel nostro piccolo eh, prima o poi agli amministratori locali come a quelli nazionali insomma la, la, ne ricadono le conseguenze di questo non investimento appunto nella, nel fenomeno e nella prevenzione. Dato che questa era un po' l'ultima domanda però siamo anche addirittura d'arrivo perché ci eravamo date un'oretta però eh, ci sono delle domande che se volete proviamo a, a raggruppare in delle diciamo macro temi e mh, intanto chiedevano anche gli estremi della ricerca presentata da Giovanni Badalassi e questo magari possiamo mettere il link uh, non so se lo, su, sul nostro sito e poi oppure adesso se vuoi Mh, darlo subito oppure lo mettiamo poi nel nostro... Te lo mando perché adesso devo andare un po' a scavare. Sì, infatti lo mettiamo nel sito e quindi e poi sarà disponibile. E, io allora avevo visto delle dom una domanda sulla, sulle donne disabili che mi sembrava interessante rispetto al fatto se appunto ci sono delle, eh, delle risposte da parte del, dello Stato rispetto alla... L'inserimento lavorativo di donne disabili, e poi l'altra domanda che mi sembrava interessante, anche se tutte insomma, che non abbiamo tanto tempo, riguardava proprio la, que questa questo controsenso rispetto al fatto che le donne sono sempre più eh, istruite, raggiungono livelli di istruzione molto alti, però poi appunto quando si parla di mondo del lavoro ancora eh, siamo appunto relegate eh, in, in lavori a eh, bassi salari o comunque ci chiedono è ancora così o qualcosa sta cambiando? Allora, e, intanto posso... Sì. C'è anche la domanda: se l'Italia si è attivata meno degli altri paesi sì. europei? No, allora sì. partiamo da questa: si è attivata meno? Sicuramente si è attivata meno. E, mh, il risultato è che noi, per le giovani eh, fino a 34 anni, siamo in fondo alla graduatoria europea anche sotto la Grecia, siamo quattro punti sotto la Grecia come tasso d'occupazione femminile quindi. Abbiamo raggiunto proprio il record in assoluto negativo. Questo non vuol dire che le condizioni delle donne non siano migliorate, cioè noi non siamo migliorati abbastanza quanto è avvenuto in altri paesi, in altri paesi europei. Però eh, anzi, direi una cosa in più, questa, gli avanzamenti che comunque ci sono stati, perché ci sono stati, sono stati più frutto dell'impegno delle donne, della forza che hanno espresso le donne investendo di più in formazione, investendo di più in cultura, più che di strategia che ci si è dati da un punto di vista politico. Perché su questo fronte le politiche sono state completamente assenti. Faccio due esempi che io richiamo spesso, no? soprattutto sul fronte dei servizi e del welfare. Nel 71 fu fatta la legge istitutiva dei nidi pubblici, 71, più di 50 anni fa. Nel 71 c'era questa legge, noi adesso i bimbi che vanno ai nidi pubblici sono il 16%. In 50 anni. Quindi questo ce la dice lunga. Si fanno le leggi, poi non si applicano perché? Perché questi aspetti dei servizi sono considerati costi, non sono considerati investimenti, sono considerati costi. E quindi meglio risparmiare. Eh, accollando, diciamo così, sulle spalle delle donne tutto lavoro non retribuito. Il secondo esempio che faccio è la riforma dell'assistenza varata nel 2000, quando si fece la legge 328 su assistenza a disabili e assistenza a anziani. Era una bella legge quella, non è mai stata applicata perché dovevano essere stabiliti. I livelli essenziali delle prestazioni che dovevano essere raggiunti. Anche lì, sono passati 23 anni in questo caso, e non sono, stati, eh, non sono state eh, fatte queste cose. Gli altri paesi, se noi confrontiamo la struttura dell'occupazione complessiva, eh, non delle donne, complessiva e andiamo a vedere il peso che hanno servizi come sanità, istruzione, assistenza e pubblica amministrazione, ci accorgiamo che su tutti e quattro questi noi abbiamo un peso nella distribuzione dell'occupazione minore. Ora, il fatto che noi abbiamo un peso minore ha penalizzato le donne perché gli altri hanno investito di più su questi settori. Siccome tutti questi settori hanno una maggioranza femminile al loro interno, non averci investito come gli altri ha fatto sì che le donne. Hanno avuto meno opportunità di poter entrare in quei settori nei nidi, le operatrici dei nidi al 90% di cooperatrici, perché al 90% sono donne. Se tu non li fai, quelle che hanno studiato per farle operatrici dei nidi non ci entrano in sanità. Anche lì. Il 70% dei lavoratori in sanità sono donne, sono state il pilastro durante la pandemia contro il virus. Ebbene, però noi abbiamo meno dipendenti, soprattutto infermieri più che medici, ma tra un po' anche medici, abbiamo meno dipendenti di quanti anni in proporzione gli altri paesi. Quindi da noi c'è una responsabilità profonda che è dovuta al fatto che non si è investito in politiche di condivisione delle responsabilità genitoriali, di conciliazione dei tempi di vita e così via, da un lato, e non si è investiti. In settori come sanità, assistenza, educazione, eccetera, che sono vitali per la qualità della vita delle persone, ma sono vitali anche per la crescita dell'occupazione femminile. Parto, infatti. Allora posso dare solo un'indicazione sì. su quella domanda sulla disabilità? Sì. Ah, eh, sì. Io so che l'INAP fa una relazione annuale eh, sulla disabilità dove c'è anche una sezione di genere, me l'hanno detto da poco, quindi bisogna un attimo andare a scavare nella biblioteca online eh, di INAP, però so che c'è questa relazione annuale sulla legge 68. Quindi come dato puntuale, come dato come dire di chiusura, io vorrei solo ricordare che siamo più della metà del corpo elettorale. Quindi, se ad oggi non abbiamo ancora preso pieno, come dire, possesso di questo potere elettorale che abbiamo e non l'abbiamo trasmesso anche a livello politico, è comunque. Significa che c'è una matrice culturale che, che riguarda anche le donne, che comunque in qualche modo sono ancora immerse in una cultura di welfare familista. No? I tecnici della famiglia ci chiamano, ci definiscono welfare familista. Il welfare familista non vuole che lo Stato si impicci delle cose che, che, che riguardano la famiglia. Quindi tutto quello che è lavoro di cura esterno viene ancora mal digerito, mal affrontato. Quindi il, disco, il nostro problema è sempre quello di avere una cultura che in qualche modo fa sempre perno sulla famiglia, che ormai la famiglia è diventata, cioè l'Italia è una repubblica quasi più fondata sulla famiglia che sul lavoro, no? perché la famiglia fa tutto alla fine dei conti, fa, ogni ministero viene coperto da, dalla famiglia. Quindi in un certo senso eh, si tratta anche da parte nostra di eh, migliorare in questa dimensione culturale, ricordandoci anche che eh, storicamente... C'è una dimensione politica forte delle donne quando è forte il mercato del lavoro delle donne, è un, è, un, è un percorso, come dire, evolutivo storico: quindi prima le donne si rafforzano sul mercato del lavoro economicamente e poi si rafforzano a livello politico, è proprio questo, come dire il processo storico ricordiamoci anche che incrociando i dati del Global Gender Gap Report e del Democracy Index c'è una coerenza quindi i paesi nel mondo che hanno più alto, più alto livello di democrazia sono anche i paesi che hanno il più alto livello di parità e l'Italia ovviamente è nel secondo gruppo, quello delle democrazie imperfette quindi in un certo senso noi, noi donne abbiamo non solo come dire, de, 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 dei diritti come cittadine ma anche dei doveri come elettrici quindi si tratta di crescere molto anche culturalmente nella consapevolezza da questo punto di vista, che è un discorso un po' ampio, ma che però eh, la violenza contro le donne in questo ambito ci sta proprio, come dire, trova la, la spiegazione di tutto. Grazie anche per questo dato che appunto mi mancava sulla democrazia imperfetta e e quanto anche appunto dovremmo continuare a lavorare anche come rete nazionale dei centri antiviolenza come dire nella nostra attività di advocacy con le istituzioni perché una domanda appunto di quelle che sono state fatte oggi chiedeva anche se non si possono portare queste questioni a livello di, delle donne in politica e noi come attiviste dei centri antiviolenza eh, pensiamo che sia fondamentale l'attività appunto di dialogo costante con le istituzioni e con chi ci rappresenta nelle istituzioni e sicuramente eh, porteremo una parte di queste riflessioni che sono eh, uscite oggi anche proprio per richiedere dei, degli strumenti anche proprio pratici che possono essere utili anche nei centri antiviolenza, le operatrici ma poi, per le donne, per eh, rendere un po' meno difficoltosi e tortuosi i percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non ci vuole tanto, eh, soprattutto appunto eh, se eh, c'è la volontà politica di portare avanti queste, eh, queste, queste politiche. Mm, abbiamo visto che eh, quando c'è stata la volontà politica, dei piccoli passi in avanti sono stati fatti. Non sono bastati, però, per esempio, eh, mi, vorrei ricordare il eh, reddito di libertà e eh, il congedo indennizzato per donne vittime di violenza sono stati due strumenti che, eh, per noi operatrici dei centri antiviolenza, hanno significato moltissimo in termini proprio di eh, supporto alle donne. E anche di ho parlato con le colleghe, ho chiesto. Il reddito di libertà cos'è stato? Ecco, una boccata d'aria. Non basta, però è quel poco che si può fare per eh, appunto rendere più fluidi, meno tortuosi, anche per fare eh, sentire le donne un minimo di quel risarcimento che non sarà mai abbastanza eh, per quello che appunto hanno subito spesso anche per tantissimi anni. Per cui la, da parte nostra l'impegno c'è, So che al nostro fianco abbiamo anche Linda Laura Sabadini e Giovanna Badalassi che oggi sono qui con noi ma che appunto ci hanno seguito nel nostro percorso in questi anni e che vorremmo ancora al nostro fianco che, e che ringrazio tantissimo perché oggi veramente per me è stato un momento importante, molto arricchente di tante nozioni, visioni e ho imparato molto. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci, grazie a tutte.